Ultimamente, se vi presentate come donna italiana, tutti coloro che vi incontrano, molti di coloro che vi incontrano vi chiedono: ma come, mi chiedono, ma come fate a sostenere ancora o avere ancora come capo del governo Berlusconi? Guardate quello che succede in Tunisia, guardate quello che succede in Egitto, possibile che voi, paese di grande democrazia, non riuscite a scrollarvelo di dosso? Evidentemente gli ultimi eventi che riguardano soprattutto le sue avventure femminili e il modo in cui l'immagine della donna e perfino la selezione della classe dirigente in Italia viene fatta rende ancora più attuale questa discussione. Io personalmente sono convinta che questo tipo di percezione di noi donne italiane sia naturalmente assolutamente distorta, come distorta è la gran parte dell'informazione che arriva dall'Italia e in Italia è fatta su quello che succede nel nostro paese. Comunque, per questa ragione che insieme ai Verdi europei, alle Verdi europee soprattutto, che mi hanno chiesto veramente di sostenere questa iniziativa, noi portiamo il nostro pieno appoggio alla manifestazione che avverrà in 117 città italiane e qui a Bruxelles, che è sostenuta e portata avanti dal gruppo di importanti e meno importanti donne italiane che si sono volute chiamare Se non ora quando. Questa manifestazione avrà luogo il 13 di febbraio e noi come Verdi Europei, come detto, lo sosteniamo e sicuramente parteciperemo alla manifestazione che avrà luogo qui a Bruxelles alle 12 sulle scalinata della Borsa. Io penso tra l'altro che questa ritrovata voglia di manifestare come donne sia particolarmente importante, perché il femminismo, un po' come l'ambientalismo e anche come la difesa dei diritti del lavoro, sono diventati degli aspetti, diciamo così, un po' demodé nel nostro paese. Uno ha paura di essere un po' troppo estremista, di non essere abbastanza moderato, e penso che, e anzi spero che questa manifestazione, che non è promossa da donne di sinistra o donne di destra o donne di centro, ma dalle donne semplicemente, possa essere l'inizio di un nuovo modo anche non solo di fare politica, ma di selezionare la classe dirigente e anche di discutere su quelli che sono i temi più importanti per il futuro del nostro paese. Ciao!